Allora, buongiorno, sono presidente dell'Associazione Amore. Quest'anno per il laboratorio di cucina abbiamo voluto Elisa con tutto il cuore, perché intanto è una brava cuoca e noi di cuoche proprio niente. E ci ha insegnato questa mattina nel laboratorio con i bambini a fare la pasta frolla. E siamo molto molto entusiasti che Elisa è venuta, perché noi siamo purtroppo una piccola associazione, quindi tanto clamore non ce l'aspettavamo. E quindi grazie Elisa. Io ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato, per come mi avete accolto, perché è stata un'accoglienza bellissima, e per il rapporto anche che si è creato con voi in primis e con i bambini, e quindi spero anche in futuro poi. Senz'altro da parte nostra, sì, sì, sì. Le sviruline. Sono amore, sì, delle sviruline. Sì. Grazie mille. Grazie a te. Allora, noi dobbiamo fare un grande ringraziamento a Marco, maestro di ludoteca, perché sono 2 anni che ci viene ad aiutare gratuitamente, lo fa con tanto amore, visto che la nostra associazione si chiama appunto Amore. Quindi io Marco ti ringrazio e spero in una futura collaborazione molto molto lunga. Bene, io sono contento di aiutarvi settimanalmente. Posso dare il mio piccolo contributo con oltre grande amore e anche grande passione, che è quella che mi guida nel fare le cose. Grazie. Quindi Marco, viva le sviruline e viva l'associazione Amore. Grazie. Allora, noi dobbiamo fare un grande ringraziamento alla maestra Sonia, che quest'anno ci ha aiutato con i balli della pizzica, quindi ha insegnato ai nostri bambini e a noi dell'associazione Amore e delle sviruline. Che è una cosa molto difficile a fare la pizzica. Noi l'impegno l'abbiamo messo, però non lo so se durante la festa verrà fuori. Un grazie a Sonia, perché gratuitamente ci ha dato questa grande possibilità, e quindi grazie Sonia per quello che ci hai insegnato, per l'amore che hai messo anche nei riguardi dei nostri bambini. Io ringrazio voi di avermi dato l'occasione di lavorare con i bambini, mi sono divertita tantissimo. I bambini, un gioiello sono questi bambini. Molto bravi. Poi vediamo se si applicano tanto, per quanto sono bravi. Il giorno della festa, la prossima settimana, il 2 agosto, e vi aspettiamo tutti qui in Crezza per vedere i nostri progetti. Non mancate. La possiamo fare, andiamo a